Buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, sono Marco Ragusa, sono responsabile dell'ufficio internazionale dell'OICE. Benvenuti a questo webinar dedicato all'analisi dell'operatività e delle prospettive di sviluppo nell'Africa subsahariana per le società di ingegneria, di consulenza e di costruzione. Il focus settoriale di oggi è sui temi cari al Remtec che ci ospita, per questo ringrazio naturalmente tutta l'organizzazione, in particolare Clara Cucco. E quindi ritornando ai settori ambiente, pianificazione, rigenerazione urbana, territorio. Il focus geografico è quello dell'Africa orientale estesa al Sudafrica, quindi riprendendo lo schema geografico delle Nazioni Unite, copriamo due regioni che sono appunto l'Eastern Africa e la Southern Africa. L'obiettivo del webinar è quello di provare a fare uno scambio tra i diversi player che oggi sono presenti a questo webinar, su quello che avviene nel continente, promuovere l'attività istituzionale, promozionale e di business nell'area e poi diffondere nelle geografie di interesse le attività che oggi saranno presentate. Per tutto questo abbiamo organizzato un webinar strutturato in due parti. Una prima parte, come avete visto dall'agenda dei lavori, vedrà l'intervento di Vincenzo Ercole del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, responsabile della filiera allargata delle costruzioni che vede OICE e ANCE come le due principali organizzazioni confindustriali. Seguirà l'intervento di Roberto Carpaneto, che è il vicepresidente dell'OICE per gli affari internazionali, e a chiusura della sessione istituzionale ci sarà l'intervento di Massimo Zaorrini, direttore responsabile di Africa e Affari, il principale think tank italiano dedicato all'Africa e sempre utilissima guida per l'attività e il networking nel continente africano, continente del presente e del futuro. Poi sentiremo sei presentazioni tecniche di altrettante società di ingegneria, consulenza tecnica ed architettura nelle varie geografie della dorsale orientale del continente africano. Per questo, naturalmente, ringrazio i sei rappresentanti delle sei società associate che poi conosceremo meglio nella seconda fase. La chiusura sarà affidata a Claudio Pasqualucci della Segreteria di Presidenza dell'Agenzia ICE e grazie a lui, naturalmente, grazie tramite lui va anche al presidente dell'ICE Ferro, Carlo Ferro, e a tutti i colleghi dell'agenzia. Giusto due appunti prima di dare il via. Per chi ha delle presentazioni in PowerPoint, quindi per la seconda parte, automaticamente facendo lo sharing dello schermo, potrete caricarle. Molto democraticamente, ogni speaker avrà 10 minuti di tempo, compresi gli speaker, istituzionali per il loro intervento. Quindi, senza ulteriori indugio, direi di dare la parola a Vincenzo Ercole della Farnesina. Vincenzo, the floor is yours. Prego. Marco, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, grazie a te, grazie a tutti gli organizzatori. È per me un piacere portare il saluto della Farnesina a questo evento. Non userò tutti i 10 minuti, cerco di essere più sintetico, però mi riservo poi di dare un contributo laddove dovesse emergere nel corso della discussione, rispondendo a domande oppure a osservazioni. Tre brevi concetti. Il primo concetto. Concetti racchiudibili intorno a tre parole chiave. La prima è sviluppo sostenibile, la seconda è Africa, la terza è Italia o Italia in Africa. Rentec è ormai una consolidata realtà nello sviluppo sostenibile. E perché secondo me è importante per le nostre imprese, le imprese del settore, intercettare tutto questo fenomeno dello sviluppo sostenibile? Per due ragioni. La prima è una sorta di dovere morale che tutti abbiamo, istituzioni, società, per building better, no? Cioè costruire un mondo nuovo, migliore rispetto a quello precedente, l'abbiamo visto anche col Covid. Questo è un imperativo morale, ma c'è anche una forte razionalità economica, perché abbiamo visto che le società che hanno fatto maggiori progressi sotto il profilo green, dello sviluppo sostenibile,
sono anche quelle che hanno risentito un pochino di meno degli effetti negativi del Covid e ripartono da una posizione un po' più avanzata. La seconda ragione è specifica proprio per il nostro paese, per l'Italia. L'Italia è una superpotenza in alcuni campi, tra questi quello della green economy. E ci sono tutta una serie di studi e documenti che lo dimostrano, che sicuramente gli addetti ai lavori ai quali mi sto rivolgendo oggi conoscono molto meglio di me, dalla Fondazione Simola ad altri studi, alle analisi del professor Fortis. L'Italia è tra i paesi europei con indice di ecoefficienza maggiore, credo che sia il terzo dopo Lussemburgo e dopo Spagna, è uno dei paesi che ha un tasso di circolarità dell'economia più elevato rispetto al mondo, questo addirittura a livello europeo siamo i secondi in questo campo. Ogni anno circa 200.000 imprese italiane scommettono sul diventare green, scommettono sulla green economy. E il dato interessante è che ben un terzo di queste imprese esporta stabilmente all'estero. E questo è un dato che, paragonato invece a quello della media, all'incidenza di export in altri settori dell'economia, è più elevato. Quindi vuol dire che le imprese ecoefficienti esportano più facilmente all'estero. Come si inserisce tutto questo discorso in Africa? Allora, facciamo prima una fotografia dell'Africa. Dov'è oggi l'Africa, proprio in un flash? Se guardiamo una prospettiva di lungo termine, di lungo periodo, cioè i 60 anni, grosso modo, che corrono dall'indipendenza della maggior parte dei paesi del continente, la valutazione che dobbiamo dare forse è negativa. E questo emerge un po' nell'immaginario collettivo quando si cerca di proporre delle iniziative in Africa. C'è ancora chi storce un po' il naso e dice sì, però l'Africa è indietro, è complicata, l'Africa è difficile. Perché? Perché in 60 anni effettivamente ha deluso un po' l'aspettativa in termini di sviluppo dell'economia. Se pensiamo che era 60 anni fa, era paiata all'Asia, ma oggi è purtroppo indietro rispetto all'Asia in termini di sviluppo dell'economia. Ha deluso un po' le aspettative, le ha deluse anche sotto il profilo dell'integrazione regionale. Ci sono stati tanti tentativi, ma diciamo nel lungo periodo pochi progressi. E in più è stato spesso teatro, il continente africano, e questo ha inciso sulle altre due difficoltà che ha avuto, di scontri tra grandi potenze. Questo quadro di lungo periodo però subisce un netto cambiamento se guardiamo la prospettiva di medio periodo, cioè gli ultimi 20 anni. In questi ultimi 20 anni credo che l'Africa invece abbia fatto enormi progressi sotto il profilo dello sviluppo, tant'è vero che gli indici di crescita dell'economia la collocano all'apice tra le varie aree economiche, ha fatto buoni progressi sotto il profilo dell'integrazione regionale, e basti pensare che nel luglio prossimo entrerà in vigore l'accordo di libero scambio del continente, al quale praticamente aderiscono tutte le potenze, tutti i paesi membri del continente africano. E l'ha fatto anche in termini di crescita, di affermazione di potenze regionali in tutto il continente, in particolare nella zona che stiamo trattando oggi, basti pensare al Kenya o al Sudafrica naturalmente. Al termine di questi 20 anni arriva però il Covid-19, arriva anche in Africa come arriva in tutto il mondo, e allora oggi il continente si presenta secondo me davanti a un bivio. Da una parte c'è l'allarmismo che hanno dato 100 intellettuali africani in una lettera che è uscita prima dell'estate, in cui con lucida analisi questi intellettuali africani sostanzialmente lanciavano un grido di allarme. L'Africa sta rischiando di perdere per sempre il terreno dello sviluppo. Dall'altra invece c'è una prospettiva totalmente alternativa, cioè l'Africa potrebbe effettivamente fare un salto che non ha mai fatto fino ad ora. Perché questo? Perché è arrivata proprio al momento in cui non può procrastinare certe scelte, deve per forza avviarsi verso uno sviluppo endogeno e non più trainato dall'esterno, deve progredire nettamente sotto il profilo del commercio intraregionale, che oggi è tra i più bassi al mondo, se non il più basso al mondo, parliamo di dati al di sotto del 10%. È più facile commerciare per l'Africa con l'Europa meridionale che non tra paesi africani.
e si trova comunque a poter mettere in luce certe caratteristiche di resilienza, di creatività, di imprenditorialità degli imprenditori appunto africani. Allora, la tematica green, come si può inserire in questo discorso? Allora, oggi la grande finanza internazionale si muove verso il green. E in Africa sappiamo che c'è sempre un problema di disponibilità di capitale. Quindi nel momento in cui i detentori di progetti cercheranno di fare un upgrading dei progetti e renderli effettivamente green, sicuramente sarà più facile per loro intercettare la grande finanza. A questo punto cerchiamo di fare un po' la sintesi tra questo discorso e quello precedente, cioè come le imprese italiane del settore di cui stiamo discutendo oggi, quindi costruzioni, progettazione, infrastrutture, possono inserirsi in questo tipo di discorso. Quindi cosa può fare l'Ital Green in Africa? Ad oggi la presenza delle nostre imprese nel continente africano è sicuramente in linea con quella di altri player internazionali, ad eccezione naturalmente della Cina, che da sola eguaglia la presenza di tutti gli altri competitor principali. Abbiamo in tutta l'Africa, parlando soltanto del settore delle costruzioni, abbiamo diciamo una settantina di cantieri in questo momento aperti nel continente africano. Abbiamo una quindicina di grandi gruppi o medi gruppi attivi in Africa, più decine e decine di piccole e medie imprese. Diciamo che il continente africano conta circa un quarto per i lavori lavori all'estero da parte delle società di costruzione. Se a questo dato aggiungiamo quelli che sicuramente il relatore che terrà dopo di me, vicepresidente di OCE, Roberto Carpaneto, citerà, vediamo una presenza sicuramente significativa. Può beneficiare alle nostre imprese spingere sull'acceleratore, sul green? Ma sicuramente perché anche loro possono intercettare più facilmente i bisogni locali e quindi presentarsi con una risposta alla domanda locale più in linea con le aspettative dei vari paesi africani. In secondo luogo, per quello che dicevo prima, perché anche per loro può essere più facile accedere a finanziamenti internazionali. Tutte le banche multilaterali di sviluppo, tutte le DFI, ma anche le banche commerciali private, hanno elevato negli ultimi 2 anni la quota di finanziamenti per il settore green. In terzo luogo, perché possono apporre un brand europeo, pensiamo al Green Deal, ma anche italiano, per quello che dicevo prima, che le differenzierà enormemente rispetto al grande concorrente che c'è oggi in Africa, cioè la Cina, che sicuramente sta facendo progressi sul green, ma non è ancora in grado di competere sotto questo profilo con le nostre imprese. Allora, noi come Ministero di Affari Esteri siamo a disposizione per le imprese italiane innovatrici e innovative che vogliono investire nel settore green in Africa. Lo facciamo mettendo a disposizione una rete di ambasciate, ma anche di uffici ICE, particolarmente estesa, che non è seconda a nessuno al mondo, e con un corpo, diciamo, diplomatico e fatto di dipendenti del Ministero degli Affari Esteri e dell'ICE, che negli ultimi anni si è confrontato sempre più spesso col business e che ha cercato, secondo me, di venire molto incontro alle esigenze del mondo degli affari. Non sempre tutto questo funziona alla perfezione, i nostri competitor hanno strumenti più avanzati sicuramente, ma anche noi li stiamo dotando, grazie anche all'attivismo di Cassa Depositi e Prestiti e della cooperazione internazionale, di strumenti più moderni di finanziamento e di assistenza alle imprese. Siamo al vostro fianco, usateci, usate me, usate i miei colleghi, per quanto possibile cercheremo di dare dei risultati positivi. Grazie, buon lavoro e sarà un piacere assistere a questa bella discussione. Grazie, grazie Vincenzo, grazie per il tuo intervento. Allora, dopo questo intervento, diciamo, sia istituzionale, appunto, come MAECI e Agenzia ICE, come sapete, nella nuova
nella nuova configurazione di Sistema Italia per l'estero, però già intervento calato nei settori di interesse. Io darei la parola al vicepresidente dell'OIGE per gli affari internazionali, Roberto Carpaneto, che appunto nel suo intervento diciamo darà la configurazione di quello che ascolteremo dopo con gli interventi dei sei associati. Prego, Roberto. Grazie Marco, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar che OICE ha organizzato nell'ambito di Remtec. Devo anche ringraziare ovviamente Remtec, come ha detto anche Vincenzo, punto di riferimento importantissimo sia a livello non solo nazionale ma europeo e sicuramente ormai anche internazionale. E tutte le istituzioni che in primis ovviamente Maeci e Lice, grazie anche ai nostri associati che hanno voluto partecipare a questo webinar che interverranno nella sessione tecnica. Devo dire la verità, ce n'era, diciamo così, candidati a parlare di queste cose, erano molti, però purtroppo il tempo abbiamo dovuto scegliere queste sei società che parleranno appunto con noi. Quindi questo per dire che il tema Africa, che il tema anche delle prospettive di lavoro per le nostre aziende in quest'area geografica è sicuramente un tema importantissimo. Apro con una citazione, no, che è stata fatta da Mr. Kabelo Motsoagole, che è il referente FIDIC Africa, nel gruppo appunto FIDIC, è il gruppo delle associazioni nazionali di ingegneria, gruppo mondiale che raccoglie tutte le associazioni nazionali di ingegneria, e lui rappresenta quello dei paesi africani. Ha detto appunto che il continente africano è sicuramente, anche da questo evento del Covid, avrà sicuramente una spinta agli investimenti molto forte, che si riallaccia sicuramente a quello che diceva appunto Vincenzo precedentemente, ma che quanto è accaduto ne avrà un'ulteriore ricaduta negli investimenti che in quest'area geografica. Un'area geografica che, secondo, diciamo, le classifiche, anche quella di INR, che è stata pubblicata recentemente a luglio 2020 sulle prime 225 società di ingegneria al mondo, vede all'interno di questa classifica anche un certo numero di società italiane, e tra le società italiane hanno realizzato proprio in Africa, le società di ingegneria hanno realizzato proprio in Africa il loro maggior fatturato all'estero. Quindi seguite a una certa distanza, tra l'altro, tra il Medio Oriente, l'Europa e l'Asia. Questo significa che non era così in un recente passato. Quindi soprattutto dall'Asia ci siamo spostati all'Africa. Qualcosa si sta ovviamente muovendo. Anche il nostro rapporto, come oggi, che pubblicheremo a novembre 2020, che raccoglie sia i dati del 2019, ma soprattutto, visto che quello che è accaduto nel mondo, abbiamo voluto raccogliere dati di questi primi 6 mesi del 2019, ci dà una chiara fotografia che, nonostante le difficoltà sull'Africa, le attività delle nostre aziende continuano in qualche modo e si stanno raccogliendo, diciamo, dei risultati abbastanza significativi. Se guardiamo anche moltissime delle nostre aziende, come forse già stato accennato, fanno riferimento, essendo, come è stato ricordato da Vincenzo, il problema finanziario, un problema, diciamo così, un po' atavico, no? Dell'Africa ha sempre avuto questo problema del finanziamento dei progetti. Però l'attenzione degli EFIs nel mondo, cioè degli istituti internazionali di finanza, tra cui sicuramente la Banca Africana di Sviluppo, ha fatto sì che i numeri che queste banche dedicano, e quindi i finanziamenti che sono dedicati all'Africa, sia per gli aspetti legati alla, sicuramente agli aspetti legati, diciamo così, alla sostenibilità, ma anche, non nascondiamolo, per ragioni geopolitiche, la stessa immigrazione, cioè la volontà di risolvere, di far crescere un'area geografica del mondo, diciamo, nella sua dov'è, ha fatto sì che molti di questi investimenti adesso già vanno in questa zona, e gli italiani raccolgono una fetta di circa il 4% del totale, per esempio con la Banca Africana di Sviluppo, del totale di finanziato. Quindi
non è tantissimo in termini assoluti, ma comunque è tra le prime, ottava, se non ricordo male, nel ranking delle società in termini di assegnazione di contratti di consulenza e di ingegneria, è terza tra i paesi non regionali e seconda tra i G7. Quindi non facciamo una brutta figura in Africa. Sicuramente si può fare di più e se non ricordo male, lo scorso anno circa una ventina di contratti, diciamo, importanti sono stati dati a società italiane per lo svolgimento di questa attività. Ma l'Africa, è già stato detto l'aspetto dell'importanza dell'Africa come importantissimo nello sviluppo sostenibile, diciamo, delle attività. Mi piace ricordare una cosa in più, c'è un articolo molto interessante su una rivista che si chiama H2View, che è appunto dedicata all'idrogeno. L'idrogeno ne parlano tutti, è un po' il futuro dello sviluppo dell'energia nel mondo. L'Africa sembra essere la sede più adatta e sulla quale si stanno concentrando moltissimi sforzi, anche dall'Occidente, anche dall'Europa, per sviluppare la produzione di idrogeno in Africa, dove evidentemente la disponibilità delle fonti rinnovabili è molto forte per la produzione dell'idrogeno, che poi può essere utilizzata come un vettore di energia. Ma l'Africa è anche appunto un punto di grossissima crescita demografica, e crescita demografica significa crescita di urbanizzazione, sviluppo economico, trasporti, mobilità. Se pensiamo, cioè, nella crisi demografica che in molti paesi, soprattutto europei, c'è, noi pensiamo che nel 1980 eravamo in Africa circa 500 milioni di abitanti, ora siamo 1,2 miliardi, grosso modo. Nel 2035 è stato, prima si parlava di 2040, adesso si parla di 2035, si raggiungeranno i 2 miliardi di africani, quindi la popolazione dell'Africa. Questo ha attirato moltissimi paesi, e attirando moltissimi paesi, non so, anche in questi giorni abbiamo letto di la Germania, la Francia, che hanno fatto accordi di programma proprio su argomenti energetici e urbanistici molto importanti, con investimenti significativi. Questo significa per noi un mercato di lavoro. E come possiamo arrivarci? Possiamo arrivarci sicuramente attraverso, è già stato detto, attraverso gli FIs, quindi le grandi banche di investimento. Noi come OICE stiamo promuovendo al massimo questa cosa. Abbiamo già svolto diversi webinar sia con l'African Development Bank, ma ormai in Africa investono anche l'AFC, quindi il gruppo World Bank, investono le BRD, investono moltissimi istituti finanziari. E tutti questi sono un focus, diciamo, particolare, qua faccio un po' di punto sull'OICE, dei webinar e, diciamo così, del training che viene fatto alle nostre società, che cerchiamo di fornire alle nostre società come OICE, in modo tale che partecipino sempre più alle gare e ai tender che queste organizzazioni ci permettono. Inoltre, oltre agli EFI, il sistema Italia, attraverso il Ministero, attraverso le ambasciate, è già stato detto, attraverso l'ICE, l'agenzia ICE e ovviamente la cooperazione, possiamo fare sicuramente di più. Con Cassa Depositi e Prestiti, l'agenzia di cooperazione, sono tutti attori. L'ICE, negli ultimi anni, devo essere sincero, la possibilità per le società italiane di avere una collaborazione fattiva con l'ICE, con il Ministero e con le ambasciate stesse è migliorata molto, è inutile negarlo, dopo tanti anni in cui si protestava per una scarsa capacità nostra, delle nostre società, ma forse da tutte le parti. Adesso, diciamo, i nostri associati, le società di ingegneria, trovano un appoggio sicuramente importante quando si vogliono muovere. Non voglio dimenticarmi anche la possibilità attuale, attraverso SIMEST, di ottenere finanziamenti per lanciare sedi all'estero. Anche su questo tema, come OICE, abbiamo fatto recentemente con Marco Ragusa, abbiamo fatto recentemente un webinar invitando SIMEST a raccontarci cosa bisogna fare. Le nostre imprese possono presentare dei business plan che, se non ricordo male, nell'ultimo decreto governativo possono avere un sostegno che arriva fino al 50% a fondo perduto delle spese sostenute per lanciare nuove sedi all'estero. E sicuramente l'Africa
è una di queste aree geografiche dove possiamo fare. Un'ultima cosa, lo dico davvero come associazione, ma lo dico anche come impresa, io sono amministratore comunque di una società di ingegneria e consulenza, è importantissimo che facciamo networking, cioè è importantissimo che tra le diverse società italiane trovino il modo di collaborare tra di loro in modo tale, non voglio usare l'unione fa la forza, ma è proprio quello, cioè essere più società insieme a presentarsi, insieme possiamo essere più forti anche nei riguardi dei nostri concorrenti, perché i francesi non stanno lì a guardarci, i tedeschi non stanno lì a guardarci, gli olandesi, gli inglesi, sono molto forti ovviamente in Africa, anche i cinesi, anche se c'è ancora un gap tecnologico, noi possiamo dire la nostra sicuramente. E quindi invito veramente anche a seguito di questi webinar di mantenere contatti, creare network per vedere se insieme possiamo partecipare a tender e ovviamente vincerli. Quindi auguro a tutti un buon ascolto delle esperienze dei nostri colleghi e della discussione che ne potrà venire fuori e saluto tutti quanti. Grazie. Grazie, grazie mille Roberto, grazie per questo anche, come dire, appello a condividere delle esperienze, e mi sembra che l'iniziativa di oggi vada in questa direzione, e grazie per aver ricordato le attività che abbiamo svolto e stiamo svolgendo e gli strumenti a disposizione, compreso quelli finanziari, per l'internazionalizzazione in generale. A proposito di strumenti e di analisi, il prossimo intervento, quello di Massimo Zaorrini, si inquadra proprio in questo contesto. È il più grande think tank italiano dedicato all'Africa ed è una incredibile fonte di informazione e quindi dati e analisi, ma anche contatti istituzionali e non nel Sub-Sahara. Abbiamo qui proprio lui, quindi Massimo Zaorrini, e a cui volentieri cedo la parola per il suo intervento. Grazie Massimo. Grazie Marco, grazie anche a chi mi ha preceduto. Mi aggancio al discorso di Carpaneto, ribaltando un po' la scaletta mentale. Intanto avvio il timer così cerco di stare nei tempi. La necessità di fare squadra è fondamentale. Concordo con Carpaneto, bazzicando l'Africa da 20 anni, che il sistema Paese Italia in Africa soprattutto si sta rafforzando. Si sta rafforzando con ICE, con SACE, le ambasciate che una volta mandavano in prepensionamento i diplomatici nelle sedi africane, oggi mandano dinamici giovani spesso alla loro prima sede. Quindi insomma, chiunque di noi, vedo teste che fanno sì, per cui avete bazzicato e avete notato la differenza. C'è anche dal punto di vista della diplomazia un'attenzione all'economia che è più di derivazione del mondo anglosassone, meno del mondo latino, ma che in qualche modo viene assorbita. Quindi indubbiamente c'è questo cambiamento. Sono tanti in realtà i cambiamenti che interessano il vostro settore in particolare, dico vostro perché lo allargo all'ingegneria, alla consulenza, alla ricostruzione, all'infrastruttura, un po' tutto il mondo che ruota intorno a questo appuntamento. Variazioni che fanno sì che la necessità di fare squadra sia più che una necessità, quasi un obbligo se si vuole sopravvivere. E sono fondamentalmente due quelle principali che vedo. Da un lato abbiamo, come avete sottolineato, come hanno sottolineato sia Carpaneto che Salazar, abbiamo una crescente attenzione degli organismi internazionali verso questo continente. Solo per anticipare, perché abbiamo fatto una riunione di redazione stamattina, noi dedicheremo il numero di novembre ai nuovi criteri con cui Banca Mondiale erogherà i finanziamenti e l'apertura delle gare sulla base dei cambiamenti climatici e della resilienza, un rapporto che è uscito a giugno. Banca Mondiale solo in Africa e solo nel settore, principalmente nel settore che riguarda voi, ha 50 miliardi di investimenti programmati 2021-2025. Quindi capite bene che stiamo parlando di una mole importante. Quindi da un lato la necessità di fare filiera, diventare un pochino più corposi, risponde alla necessità di porsi come interlocutori di fronte a questa mole dei programmi.
La seconda novità che intravedo, su cui noi stiamo battendo, noi come rivista, con le attività che facciamo, stiamo battendo il ferro da diversi, ormai da un paio d'anni almeno, un anno e mezzo tutto, è soprattutto nel settore infrastrutture, costruzioni, allargato, la tendenza dei governi africani di non andare più a gara classica, ma di utilizzare formule nuove come il PPP, il Public Private Partnership. Il partenariato pubblico-privato è sempre di più, e lo sarà, e sarà sempre di più, una formula scelta dai governi africani, che sono da un lato sotto la lente di ingrandimento di tutti gli organismi finanziari per la questione debito, che è lievitata negli ultimi anni, che ora il Covid può solamente aver aggravato, come per tutti i paesi del mondo. Quindi dall'altra è anche un modo per garantirsi che poi tutta una serie di realtà, infrastrutture, ma anche ostelli, cioè pensiamo non per forza alle grandi opere come un'autostrada, funzionino, perché poi il partner gestisce anche l'opera. Per questo tipo di realtà anche è fondamentale presentarsi uniti, e aggiungo quello che secondo me è un po' il tallone d'Achille del sistema Italia, perché se è vero che si sta rafforzando su alcune cose, è vero che abbiamo un tallone d'Achille che se troviamo il modo di risolvere, potrebbe far sì che quelle percentuali di cui avete parlato all'inizio del coinvolgimento delle aziende italiane, pur buone, possano crescere in maniera esponenziale, ed è la capacità di riuscire a portare la finanza quando si opera nel continente. Perché la chiave vera del successo, tanto dei cinesi, quanto dei turchi, quanto dei francesi, quanto di qualsiasi altro player, è la capacità di riuscire a mobilitare alte professionalità, e l'Italia qui non ha niente da invidiare a nessuno, anzi, nel vostro settore, e una capacità di mobilitare la finanza. Con tutti i giochi che questo comporta. Io credo che questo sia l'aspetto che possa davvero essere in grado di fare la differenza. Per quanto riguarda il resto, il continente africano non è più neanche una questione ormai di numeri e di previsioni. Il continente africano è l'ultimo mercato rimasto nel pianeta, signori miei, cioè non se ne scappa. Le percentuali di commercio intraafricano, che le ultime stime danno al 14,7%, è vero, è basso, ma è vero che deve crescere. Un sondaggio fatto tra gli amministratori delegati delle prime 100 aziende continentali dimostra che c'è una fiducia del 70% sul commercio intraafricano. Il Covid, paradossalmente, ha dato un boost pazzesco alla necessità di aumentare il commercio interno, dal momento in cui il commercio internazionale è andato, se non a picco, completamente fuori registro e fuori parametri, e il potenziale interno a livello nazionale, a livello regionale e ancora di più a livello continentale è stato percepito da tutti. L'Africa orientale, a cui sono dedicate le esperienze di oggi, è probabilmente la regione chiave all'interno del continente. Chiave per due motivi. Uno, perché è la regione più dinamica. Due, perché è quella che maggiormente ha lavorato negli ultimi anni sull'integrazione regionale e che ha progetti di integrazione regionale a livello infrastrutturale, a livello energetico. Di questi giorni l'accordo tra la Tanzania e l'Uganda per la costruzione di un oleodotto. Cioè, ce n'è di tutte le ferrovie. Durante il Covid, Kenya e Uganda hanno chiuso le frontiere ai camionisti e c'è stata sollevazione dei camionisti in entrambi i paesi, ma la chiusura delle frontiere, perché i camionisti erano stati individuati come uno dei principali vettori del Covid, ha dato un boost alla ferrovia che c'era, pazzesco, per cui adesso stanno già lavorando a piani di potenziamento di quella linea ferroviaria. Perché l'Africa orientale è particolarmente interessante? Uno, perché è la zona più dinamica, ok? Quindi è già questo internamente. Due, perché è affacciata al Medio Oriente, altro mercato a voi caro e che sempre di più sta guardando a quella zona d'Africa con interesse, soprattutto nella logistica, e lo sapete meglio di me probabilmente molti di voi qui.
Terzo elemento che spesso sfugge, nei piani di infrastrutturazione continentale, perché ci sono dei piani di ampio respiro del continente che l'Unione Africana ha, come la famosa strada che dal Cairo andrà al Capo, ma quello è chiaro che è un flagship project, ma a parte il valore simbolico c'è una volontà, proprio per quello che dicevo prima, di unire. Ebbene, l'Africa orientale è un tassello fondamentale per unire due zone, il Nord Africa e l'Africa australe, che invece a livello infrastrutturale sono sicuramente più avanzate. Per cui se ci sarà un asse nord-sud, sarà sicuramente, che nascerà prima, sarà sicuramente quello orientale rispetto a quello occidentale. Niente, ho quasi esaurito il mio tempo. Sì, risparmio un paio di minuti che lascio volentieri, magari se ci saranno poi domande, e mi sembra di aver chiudo qui, appunto, rilanciando un appello a tutti voi, cercare di fare rete davvero, di fare sistema il più possibile. Gli strumenti cominciano ad esserci a tutti i livelli, quindi a livello informativo, a livello di interlocutori da ICE, SACE, OICE, c'è tutto un mondo che si muove sull'Africa ormai, istituzionale e paraistituzionale, nel senso magari privato ma serio, che lavora con il continente. Ecco, riuscire a fare squadra può solo rafforzare. Grazie Marco, ti restituisco la parola. Grazie mille Massimo, grazie per il tuo intervento e per gli spunti di riflessione che hai messo sul campo. Allora, direi di aprire la seconda parte, che è quella che vedrà l'intervento, come detto in apertura, di sei società di ingegneria, di consulenza e di architettura a OICE, che sono, ve li elenco: Ambiente, Arc Living con BTT Studio, VDP, Studio Martini Ingegneria, Chaos e Rina Consulting. Come potete leggere solo dalle ragioni sociali, sono delle società di dimensioni diverse, che operano in contesti diversi, svolgono delle attività differenti l'una dall'altro, e oggi le abbiamo, come dire, chiamate ad intervenire anche su delle geografie diverse, che appunto si distribuiscono, come dicevamo poco fa, su quest'area del mondo e sulla dorsale orientale dell'Africa. Allora, il primo progetto presentato riguarda il Lesotho, uno dei più piccoli paesi dell'area considerata. È un enclave, come sapete, senza sbocca a mare, ed è appunto all'interno della Repubblica del Sudafrica. Il progetto è della società Ambiente, il titolo è il progetto riguarda intanto, a proposito di istituzioni finanziarie internazionali, un progetto finanziato dalla Banca Africana di Sviluppo. Il titolo è Country Experience Lesotho, Implementation of the Long-Term Water and Sanitation Strategy. Lo speaker per Ambiente è Nicola Bertolini, a cui cedo volentieri la parola. Prego Nicola. Grazie Marco e buongiorno a tutti. Ti ringrazio per far raccontare l'esperienza e l'esordio di Ambiente. Nel frattempo cerco di fare la presentazione. Vedete? Sì. Ok, ecco, benissimo. Perfetto, eccoci qua. Ringrazio. Riparto prima di entrare nel merito dell'esperienza di Ambiente S.P.A., dell'esperienza dell'Lesotho, rispondo all'ultima domanda con cui ho lasciato il precedente speaker, Zorrini, dicendo necessitiamo di fare squadra, che poi è stato anche un po' il trade union tra tutti gli interventi di Roberto e di Vincenzo, raccontando un aneddoto. Il mondo dell'ingegneria italiana che fanno estero si conosce, non siamo tantissime società, sono tantissime eccellenze, ciascuno che ha la propria peculiarità, ma proprio la scorsa settimana ho scoperto una prequalifica di un tender finanziato da Banca Mondiale o Banca Africana, non ricordo, e mandando messaggini ad altre società, questi ho trovato ben 5 consorzi italiani per la solita gara. Quindi questo era una gara da 5 milioni di dollari. Sappiamo, una delle principali criticità che ha la società di ingegneria italiana in questa tipologia di competizione, ovvero la dimensione, molte volte
la dimensione delle società italiane non riesce a competere con quelle che sono le multinazionali dell'ingegneria. Quindi ho visto tante cordate, mi auguro che il progetto poi se lo aggiudichi una delle varie cordate italiane, però forse meriterebbe fare un'effettiva riflessione tra tutti noi, quindi per capire per paese, per tipologia, quale sia l'effettiva strategia. Forte anche del fatto, come Vincenzo citava all'inizio del suo intervento, come negli ultimi anni ricevono un certo tipo di supporto in paesi anche tramite l'ambasciata piuttosto che l'ICE, è effettivo. Mi ricordo 10 anni fa, quando si doveva parlare con un'ambasciata, risultava essere non così facile, quantomeno tenere degli incontri, così come con gli incontri con i principali stakeholders. Quindi questo risposto doveva essere una conclusione, però ho visto che era la domanda dell'intervento precedente, mi sono permesso di dare subito uno spunto di riflessione del dibattito. Per chi non conosce Ambiente, è una società toscana, nasce nel 1984, che opera nel campo della consulenza di ingegneria ambientale. Oggi conta oltre 120 professionisti che sono dislocati su tutto il territorio nazionale in 7 sedi. Operiamo a supporto delle imprese e delle industrie nel rispetto della normativa ambientale e dei loro sviluppi in tema di sostenibilità. Nell'ultimo periodo abbiamo fatto ulteriori riflessioni e approfondimenti in merito ai temi della rigenerazione urbana, dell'economia circolare e dell'efficientamento energetico. Circa il 2010, appunto, abbiamo cominciato a fare sviluppo internazionale e ad oggi abbiamo coperto 18 paesi, principalmente concentrati nei Balcani occidentali e nell'Africa subsahariana. È proprio in Africa subsahariana, come Marco introduceva, ci siamo aggiudicati nel novembre 2018 un progetto finanziato dalla PAD, cui beneficiario finale è il Ministero dell'Acqua del Governo dell'Esoto. Rispetto all'introduzione che ha fatto Marco, puntualissima, del paese Lesoto, c'è una caratteristica molto particolare. Il Lesoto è l'unico stato il cui punto più basso è 1400 metri sul livello del mare e ha una forte particolarità che è una fonte di una risorsa naturale quale l'acqua, su quale si giocano anche degli equilibri geopolitici nei rapporti con il Sudafrica stesso piuttosto che altri paesi confinanti. Noi ci siamo aggiudicati questa gara in partenariato con il SIAM, che saluto e ringrazio, l'Istituto Agronomico del Tremare di Bari, sebbene Lesoto eravamo già presenti, siamo presenti dal 2016. La commessa è relativa al supporto al Ministero dell'Ambiente per rendere efficace la strategia Water and Sanitation di lungo termine. Una strategia che si allinea perfettamente con quelli che sono gli obiettivi delle Nazioni Unite di Sustainable Development Goal e nella fattispecie per quanto riguarda l'obiettivo numero 6. Prima di entrare nel merito del progetto tecnico, c'è un percorso che ha coinvolto il Lesoto, il percorso di decentralizzazione, che è sostanziato da diversi atti legislativi che hanno, rispetto anche alla configurazione territoriale e sociale dell'Lesoto, si è avvertita l'esigenza di decentralizzare la governance della risorsa acqua a livello di comunità rurale. Un progetto che è stato sancito e progettato definitivamente nel 2014 con la Water and Sanitation Strategy, che dovrà entrare in vigore entro il 2030. Cosa si dice? Uno dei punti principali di questa Water and Sanitation Strategy riguarda quella che le comunità e i consigli locali, consigli locali è un'autorità amministrativa di più basso livello, a livello locale appunto, deve agire come una Water Services Authority. In questo contesto noi ci siamo inseriti a supporto dei varie linee di stakeholders per capire quali potessero essere gli strumenti per rendere efficace la strategia e tutte le parole che sono state scritte in questi manuali. Pertanto, affinché le comunità locali agiscano come una Water Services, abbiamo cercato di entrare e di capire quale fosse la situazione esistente.
Di questo quindi abbiamo cominciato a fare le nostre interviste con i principali stakeholders, piuttosto che i vari studi di letteratura, ed abbiamo visto una situazione che, seppur nelle more dei vari Water Act, nelle more piuttosto di questa politica di decentralizzazione, purtroppo abbiamo una situazione critica per quanto riguarda tutti i livelli, tutti i vari livelli che abbiamo analizzato. Quindi sono problemi effettivi di governance, di mancanza di competenze tecniche, c'è un problema di gestione finanziaria delle attività delle comunità locali e soprattutto non vi è un dialogo. Di fatto il livello centrale è reticente nel lasciare che i fondi vengano gestiti a livello locale e non più a livello centrale. Di fatto poi queste sfide della decentralizzazione riguardano anche un po' lo sviluppo infrastrutturale generale del paese, in cui un paese qui c'è una mancanza di infrastrutture, queste comunità locali che sono dislocate sia negli altipiani che nei lowlands e nelle highlands locali, si parlano poco tra di loro e ci sono anche, e soprattutto non vi è un allineamento tra quelle che sono le priorità effettive a livello locale, a livello di comunità locale, con quelle che sono il dialogo con il livello centrale governativo. Di fatto questo è un po' la situazione, sebbene la strategia Water and Sanitation abbia definito quelle che sono le reti di rapporti, purtroppo ci sono diverse deficienze sul quale abbiamo cercato di intervenire. Come siamo intervenuti? Siamo intervenuti cercando di rendere questa strategia da quel che deve diventare effettiva nel 2030 attraverso tre steps, cercando di rispondere a degli obiettivi di medio termine in cui si vanno a completare, a inserire all'interno delle comunità locali delle competenze tecniche, in questo caso technical officer. Abbiamo nel medio-lungo periodo creato manuali affinché venga fatta un'appropriata gestione delle risorse finanziarie. E poi abbiamo fatto anche supporto per creare una base giuridica effettiva per legittimare la comunità locale, il community councils, in questo nuovo contesto in cui attraverso la politica di decentralizzazione possa adempiere a quelli che sono gli obiettivi principali. Quindi in questo sistema, in questa attività di supporto al Ministero dell'Acqua, abbiamo visto che è necessario un cambio istituzionale, abbiamo cercato di creare anche strumenti rispetto a tante attività di consulenza. Cosa abbiamo lasciato a fine progetto, anche per concludere l'esperienza d'Esoto? Abbiamo lasciato delle manuali, delle linee guida che vanno nei diversi livelli di stakeholders, in cui fattivamente si spiega quali sono le procedure da fare per rispondere ad un bisogno della Water Authorities. Ad esempio, si rompe, giusto per fare un esempio anche più basico, si rompe una pompa di un impianto di trattamento. Noi l'abbiamo spiegato, abbiamo lasciato come deliverable qual è la procedura a livello locale affinché deve richiedere il fondo a livello superiore, come sono i rapporti, come si deve lanciare una gara a livello nazionale affinché possa appunto ricevere questa parte mancante. Queste sono le deliverable finali del progetto. Come ultima esperienza, come conclusione del mio intervento, la nostra esperienza la divido e mi permetto di condividere questi due spunti su due lati. Uno è la fase di gara, di aggiudicazione della commessa, e l'altra di implementazione della commessa. Questo noi, come dicevo all'inizio dell'intervento, siamo presenti l'Esoto dal 2016, al fine di evitare problemi come quello che ho detto, in cui chiamo due giorni prima della scadenza e trovo altre cinque società italiane che partecipano, bisognerebbe fare un po' di strategia comune. Quindi noi su questa gara la volevamo, l'avevamo identificata, l'abbiamo studiata prima, abbiamo incontrato in maniera adeguata i principali stakeholders per capire l'effettivo bisogno e quindi abbiamo cercato di costruire sulla base dei bisogni locali il progetto. E questo grazie anche al reperimento di persone fidate che hanno una competenza anche sia relazionale ma anche tecnica e sappia quello di cui va a presentare e a parlare. In fase di implementazione invece altre cose, il progetto ha toccato una vastità di temi, un'ampiezza di temi per cui andare a verticalizzare tutti gli aspetti
è difficile. Pertanto è importante, al fine di evitare eventuali disaccordi con il cliente stesso, capire quali sono le effettive aspettative del progetto, aspettative comunque vada che devono essere allineate anche con quello che abbiamo proposto nell'offerta tecnica, perché comunque vada ogni richiesta del cliente ha un tempo, un costo che si associa di conseguenza, e poi nella nostra esperienza di non lasciare tutto in mano, sebbene il Covid, la situazione Covid a fine progetto ha cambiato un po' il sistema di rapporti, non solo a tante altre realtà, di non lasciare tutto in mano al team locale, ma cercare di avere un dialogo costante per rispondere a quelle che sono le aspettative del cliente, ma anche di suggerire quali siano le best practice per la conclusione e finalizzazione di alcune delivery. Benissimo. Grazie Nicola per il tuo intervento. Allora passiamo al secondo intervento. Intanto ricordo riuscire a stare nei tempi, nei 10 minuti, di modo che possiamo riservarci appunto 10 minuti per un Q&A session e poi chiudere nei tempi il webinar. Quindi darei la parola a Alberto Geuna di Arc Living. Il progetto è in Sudafrica, quindi appunto passiamo dall'Lesotho al Sudafrica e rimaniamo nell'Africa meridionale, quindi il progetto è in un sobborgo appunto di Città del Capo. Prego Alberto. Grazie mille, grazie. Mi sentite, vedete la presentazione? Scusate, vedete la presentazione? Sì, sì, la vediamo. Perfetto, grazie. Allora, ok. Grazie a tutti per la possibilità di presentare questo progetto che è stato sviluppato da Arc Living in collaborazione con lo studio di architettura che rappresento, che si chiama BTT Studio. Il progetto in questione è in fase di valutazione da parte di una commissione di concorso. È un progetto realizzato nel contesto del concorso Reinventing Cities, che è un consorzio di città globali che sostanzialmente si uniscono per testare dei processi innovativi di rigenerazione urbana, in particolare con una particolare attenzione all'integrazione fra edilizia, diciamo, residenziale, spazi per il lavoro e un'attenzione verso la sostenibilità ambientale. Come dicevo, il team che ha fatto questa proposta è piuttosto variegato. A capo c'è Arc Living, che è una società di progettazione integrata con base Ferrara, che ha una presenza consolidata in Italia e che si sta inserendo all'interno del mercato sudafricano. Siamo su un tema diverso dalla presentazione precedente, quindi si parla di ingegneria edile, di architettura. E poi lo studio che rappresento, BTT Studio, siamo uno studio giovane fondato pochi anni fa, ci occupiamo di architettura sostanzialmente e abbiamo iniziato da qualche tempo una collaborazione con Arc Living su una serie di progetti. In particolare abbiamo ottenuto l'assegnazione di un concorso di progettazione per la nuova sede dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, che diciamo è in corso di realizzazione. Come studio, noi anche indipendentemente, in modo indipendente, siamo interessati all'Africa. Stiamo seguendo in particolare un progetto di sistemi costruttivi per case prefabbricate a basso costo ad Abidjan, che fra l'altro verrà presentato in un altro panel mercoledì alle 2:30. Per realizzare questo progetto abbiamo fatto affidamento su una serie di altre figure
Quindi sostanzialmente abbiamo creato un network di personalità con delle competenze differenti e abbiamo formato sostanzialmente questo triangolo, quindi a Ferrara Arc Living. A Torino siamo stati diciamo affiancati da Marco Maria Pedrazzo, che si è occupato di realizzare una mappatura di diciamo di imprese di a Cape Town. Lui era fino a qualche tempo fa il lead business developer di Carlo Ratti Associati, da un geografo ricercatore specializzato nell'ambiente delle startup in Sudafrica, che si chiama Andrea Poglio e lavora al momento al Politecnico di Torino. A Cape Town inoltre avevamo una serie di esperti locali. Terra Manzi, che è una società che si occupa di consulenze ambientali e che ci ha dato un supporto nella costruzione, diciamo, della parte ambientale del progetto, e Our Future Cities, che è un'organizzazione guidata da il signore che vedete nella foto, Rashik Fatar, che sostanzialmente si occupa di urbanistica e di trovare modi innovativi per riqualificare il tessuto urbano in Sudafrica. Quindi abbiamo sostanzialmente svolto un progetto in un sito ben definito, definito da Reinventing Cities, che si trova a ridosso del centro di Città del Capo. È un pezzo, diciamo, abbastanza anonimo del tessuto urbano di Città del Capo, all'infuori del centro della città, che è sostanzialmente dove si concentra la maggior parte degli investimenti immobiliari al momento. Il sito è un parcheggio sostanzialmente, quindi è un vuoto urbano a ridosso di una serie di dorsali di trasporto. Quindi, pur non essendo in centro la città, diciamo che si trova in una posizione privilegiata e che può avere interesse dal punto di vista di investitori immobiliari. Abbiamo scelto questo sito fra i vari siti in concorso in quanto pensiamo che sia un sito piuttosto comune e che si ritrova spesso all'interno del tessuto urbano africano e sudafricano, dovrei dire, e che sostanzialmente poteva essere un luogo dove testare delle strategie per costruire un modello diverso di costruire edilizia residenziale principalmente in Sudafrica. Sì, qua ci sono un po' di immagini giusto per capire in che tipo di contesto ci siamo trovati ad operare. Quindi sostanzialmente la prima parte del lavoro è stata focalizzata a trovare sostanzialmente che tipo di prodotto viene proposto in questo momento sul mercato sudafricano, e sostanzialmente si può dividere in due grandi macro categorie. Da un lato c'è una grossa proposta, specie nei centri urbani, di high rise destinati a una fascia ristretta e con grande disponibilità di denaro della popolazione, mentre dall'altro si ha una serie di architetture anche raffinate, diciamo in un certo senso, destinate prima di tutto in low rise e per una in affordable housing, quindi diciamo per un pubblico con pochissima disponibilità di denaro. Quindi sostanzialmente per questo motivo, anche seguendo il nostro consulente locale Rashik Fatar, abbiamo deciso di operare cercando di valorizzare la nostra, diciamo, identità di gruppo di architetti, ingegneri principalmente basati in Italia. In Sudafrica in questo momento non esiste sostanzialmente, esiste molto poco la cultura dell'isolato urbano, che è una cosa che sostanzialmente non è ancora approdata in grande scala in Sudafrica, e soprattutto si ha una grande, diciamo, un grande buco centrale nell'offerta di edilizia residenziale dedicato alla classe media. Quindi sostanzialmente, unendo un po' la forma dell'isolato urbano a un target,
abbiamo sviluppato una prima parte della visione. La seconda parte della visione che abbiamo sviluppato ha a che vedere con la sostenibilità ambientale e in particolare con la possibilità di inserire all'interno di uno sviluppo di real estate residenziale tutta una parte di agricoltura urbana, che è un fenomeno che in Sudafrica si sta espandendo, sta avendo grossissimo riscontro, qua ce ne sono alcuni esempi, ma che non è ancora rientrato all'interno delle logiche di development di real estate all'interno di Città del Capo. Un altro elemento che in determinati contesti in Europa fa parte di logiche di riqualificazione urbana, ma che in Sudafrica ha difficoltà a interfacciarsi con il mondo imprenditoriale, è quello della comunità creativa, delle start-up e di tutto questo mondo, che in questo momento è ancora slegato, diciamo, o in gran parte slegato da logiche relative al real estate. Alberto, scusami, un minuto, ok? Ah, scusi. Grazie. Sì, arrivo, taglio velocissimo, scusatemi. Quindi abbiamo sviluppato sostanzialmente una tipologia di blocco urbano e di sviluppo verticale utilizzando tecnologie a disposizione sul luogo, quindi prefabbricati in calcestruzzo armato e strutture in legno leggere che si vanno a installare all'interno. Che sostanzialmente questa è un po' un'immagine d'insieme della situazione, che potrebbe essere non solo un esempio sviluppato per questo sito nello specifico, ma potrebbe essere replicato in numerose parti del Sudafrica o in numerose lotti simili. Una delle caratteristiche sostanziali è la possibilità di inserire grandi spazi verdi a vari livelli con l'inserimento di diversi habitat ai diversi piani e quindi anche a migliorare il clima locale all'interno, cioè le condizioni climatiche locali all'interno di questi settori. Vado velocissimo. Quindi, come dicevo, questo progetto fa parte, cioè è l'inizio sostanzialmente, una proposta che abbiamo fatto nell'ambito di questo concorso, ma che intendiamo come qualcosa di più ampio, e siamo ancora in attesa di un riscontro da parte della giuria. Okay. Grazie mille. Grazie Alberto. Allora, quindi lasciamo l'Africa meridionale. Il terzo intervento riguarda invece il Kenya, quindi paese con a proposito dei temi che sono stati approfonditi nella parte introduttiva, quindi popolazione, aumento della popolazione, quindi urbanizzazione, tutto quello che ne consegue, particolarmente rilevante in questo paese e soprattutto nella sua capitale Nairobi, che è la più grande città dell'Africa orientale, tra le 10 più grandi dell'Africa. È proprio qui che si concentra il progetto, il terzo progetto che stiamo già vedendo nell'immagine, quindi lascio subito la parola a Sonia Occhi della società VTP. Prego Sonia. Sonia, ti chiedo di attivare il microfono. Eccoci, ti sentiamo benissimo. Prego. Salve a tutti. Vedete condiviso lo schermo? Sì, sì, sì. Perfetto, grazie. Se riesci a mettere in modo... Esatto, benissimo, prego. Fatto, grazie. Allora, sono Sonia Occhi della società VDP. La mia presentazione appunto riguarda un'esperienza che abbiamo avuto in Kenya, a Nairobi, di studi di impatto ambientale e sociale per progetti finanziati dalla Banca Mondiale. VDP è una società con base a Roma, siamo una società di circa 25 tecnici, ovviamente ci avvaliamo di profili di consulente esterno di alto profilo che sono basati sia in Italia che all'estero.
siamo specializzati da oltre 30 anni negli studi ambientali, con una particolare attenzione agli studi relativi a opere di ingegneria, coprendo tutto il ciclo dalla fattibilità alla progettazione definitiva ed esecutiva fino ai monitoraggi delle opere realizzate. I nostri clienti sono sia enti pubblici che aziende private, e i settori nei quali lavoriamo principalmente sono quelli delle infrastrutture di trasporto come strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie, ma anche trasmissione dell'energia e decommissioning. L'esperienza che vi presento è partita nel 2014 quando in joint venture con SGS Kenya abbiamo vinto la gara indetta dal Ministry of Land, Housing and Urban Development e da Nairobi Metropolitan Development per un contratto quadro di studio di impatto ambientale e sociale di progetti finanziati dalla Banca Mondiale per Nairobi Metropolitan Service Improvement Project, NAMSIP, nell'area metropolitana di Nairobi. Innanzitutto bisogna dire che il Kenya è un paese con una forte spinta allo sviluppo. Negli ultimi anni c'è stata una rapidissima urbanizzazione che ha determinato una seria carenza di infrastrutture all'altezza delle necessità, impattando sull'accesso ai servizi di base e di conseguenza sulla qualità della vita dei residenti e in generale sulle possibilità di sviluppo dell'economia. In particolare la zona in cui abbiamo lavorato, che è l'area metropolitana di Nairobi, si caratterizza per avere circa 4 milioni e mezzo di abitanti ed estendersi per circa 700 km quadrati. L'urbanizzazione incontrollata ha portato a un'espansione massiccia degli insediamenti sovraffollati e poveri, i cosiddetti slum in inglese. Dal momento che il trasporto pubblico praticamente è quasi inesistente, gli spostamenti, il trasporto pubblico collettivo, gli spostamenti che non avvengono a piedi, perché in realtà le fasce sociali poverissime si spostano a piedi, sono tutti in automobile. E quindi il traffico è elevatissimo e di conseguenza l'inquinamento atmosferico. C'è una enorme produzione di rifiuti non controllata, sistemi di drenaggio che non sono adeguati, ci sono inondazioni periodiche, infiltrazioni delle acque reflue nelle falde acquifere, nei fiumi e nei torrenti. Però bisogna dire anche che nel Kenya si assiste a una situazione molto dinamica. Dal 2008 ad oggi il Kenya è tra i paesi che più sono cresciuti economicamente, soprattutto attraverso l'incremento degli investimenti nell'ambito delle infrastrutture. Il progetto di miglioramento del servizio metropolitano di Nairobi fa parte di una iniziativa molto ampia portata avanti dal governo del Kenya con il sostegno della Banca Mondiale per lo sviluppo di programmi finalizzati a migliorare la qualità ambientale del contesto metropolitano. In questo quadro la Banca Mondiale finanziatrice appunto garantisce da tempo un solido ancoraggio della progettazione ai principi della sostenibilità ambientale e sociale. E le attività di cui ci siamo occupati sono state appunto studi di impatto ambientale e sociale di progetti relativi a stazioni ferroviarie e mercati. E per quanto riguarda le stazioni ferroviarie, le criticità che vi ho già anticipato sono tutte presenti a Nairobi, parlo delle criticità legate appunto alla carenza di un trasporto pubblico collettivo. E quindi in sostanza c'è un quasi permanente stato di congestione del traffico, con le conseguenze inevitabili su inquinamento atmosferico e su rumore. Ovviamente poi la congestione del traffico incide molto sui tempi di spostamento nella metropoli e di conseguenza costituisce anche un freno allo sviluppo economico. Da qui è nata la volontà dell'amministrazione di migliorare l'offerta di trasporto pubblico, agendo in particolare sulle infrastrutture ferroviarie esistenti, per le quali si punta principalmente al recupero e al potenziamento dell'esistente.
Ora non so se voi avete modo di vedere nella diapositiva destra la linea nera che forma una specie di Y, quella è la linea, sono le linee ferroviarie esistenti, cioè veramente poco rispetto alla vastità e alla densità della metropoli servita. A centro della diapositiva vedete le stazioni ferroviarie di cui abbiamo redatto gli studi di impatto ambientale e sociale, e vedete in grassetto ho anticipato le stazioni che sono già ad oggi in corso di realizzazione, sono addirittura già realizzate. L'altro tema di cui ci siamo occupati sono i mercati. Ora, i mercati sono un punto particolarmente dolente nell'area metropolitana di questa città. L'esigenza di partenza dell'amministrazione era proprio quella di sanare una serie di situazioni diffuse, trasformando i mercati esistenti, spontanei, diciamo così, che si svolgono in zone libere e spesso addirittura anche lungo i binari della linea ferroviaria, che è pochissimo utilizzata, come potete immaginare, perché altrimenti non ci potrebbe stare il mercato. E sono in uno stato di un gravissimo stato di carenza igienico-sanitaria. In genere non hanno pavimentazioni, non hanno posti, postazioni di vendita, non ci sono i servizi igienici, e spesso si trovano all'interno di slam che non hanno una rete fognaria, per cui la dispersione dei reflui avviene addirittura sul suolo. Quindi condizioni igieniche veramente, veramente carenti, se non proprio inesistenti. E dopo aver individuato le aree di mercato più problematiche dal punto di vista igienico-sanitario, l'amministrazione intende procedere appunto con la realizzazione di nuove strutture adeguate a queste funzioni. E nella diapositiva ho riportato al centro della diapositiva le aree di mercato per le quali i mercati per i quali abbiamo redatto gli studi di impatto ambientale e sociale, come ho fatto prima per le ferrovie, quelli evidenziati in grassetto sono già oggi in corso di realizzazione. Per la redazione degli studi di impatto ambientale e sociale abbiamo considerato i World Bank Operational Policies, relativi a valutazione ambientale, ambiente naturale, gestione delle risorse idriche, risorse fisiche e culturali, localizzazione degli insediamenti. Sono dei veri e propri protocolli da utilizzare per la redazione degli studi di impatto ambientale. Nella diapositiva a destra ho riportato anche un'articolazione tipo degli studi che abbiamo redatto. L'impatto sociale è stato affrontato attraverso indagini in campo svolte ad esempio con la presentazione di questionari o con incontri diretti e mirati con le comunità interessate. Gli aspetti ambientali indagati riguardano geologia, idrologia, clima, qualità dell'aria, flora e fauna e aree protette. Ovviamente gli impatti sono stati individuati in relazione a tutte le fasi, dalla progettazione alla costruzione, al finanziamento, al funzionamento. Considerando le condizioni di partenza, è fuori di dubbio che gli impatti attesi dall'esercizio delle opere che vi ho descritto di stazioni e di mercati saranno sicuramente positivi e decisamente migliorativi rispetto appunto allo stato precedente. Possibili impatti negativi sono stati stimati solo durante la fase di cantiere e comunque possono essere tranquillamente evitati se si gestisce correttamente il cantiere stesso. Nel rispetto della normativa delle prescrizioni della Banca Mondiale, gli studi hanno individuato i possibili impatti negativi e di conseguenza anche le azioni di mitigazione, con particolare attenzione ai rifiuti solidi, alle acque reflue, all'aumento dei vizi e delle malattie sociali e ai problemi di sicurezza. Sonia, un minuto. Chiudo. Grazie. Chiudo dicendo che a 6 anni dall'avvio di queste, dall'aggiudicazione della gara, a 4 dall'avvio degli studi, perché 4 anni fa è stato fatto il sopralluogo con cui abbiamo iniziato l'attività,
Alcune di queste opere sono già realizzate, come le vede, o in corso di realizzazione, come vedete in questa diapositiva. E, ovviamente è stata un'esperienza parecchio complicata, anche perché ci siamo appunto trovati ad avere a che fare con attori molto diversi da quelli con cui siamo abituati ad avere a che fare in Italia o in Europa, però anche molto stimolante. E la mia presentazione si conclude qua, spero di aver reso abbastanza l'idea dell'esperienza che abbiamo avuto. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie Sonia. Allora, solo per un attimo lasciamo l'Europa orientale, ci torneremo a Djibouti e in Etiopia, rispettivamente con le società Chaos e Rina. Ora invece do con piacere la parola a Studio Martini, infatti ci spostiamo in Sudafrica di nuovo, per la presentazione del suo progetto e do la parola a Maurizio Bortolato, ricordando di rispettare i tempi. Per favore, 10 minuti al massimo. Prego Maurizio. Buonasera a tutti, buon pomeriggio. Mi vedete? Mi sentite? Benissimo, sì, prego Maurizio. Grazie. Prego. Grazie. Allora, sono Maurizio Bortolato, mi occupo dello sviluppo commerciale estero di Studio Martini Ingegneria. Per chi non ci conoscesse, Studio Martini è una società che è nata nel 1991 grazie appunto all'iniziativa dell'ingegnere Antonio Martini e operiamo e offriamo appunto servizi di ingegneria che vanno appunto dalla pianificazione alla progettazione, direzione lavori, assistenza tecnica e poi facciamo anche, in questi ultimi anni abbiamo avuto la possibilità di sviluppare un reparto che si occupa esclusivamente della revisione di progetti ai fini della. Attualmente siamo un gruppo di più di 30 persone, tra dipendenti e collaboratori, suddivisi, diciamo così, per dipartimenti che si differenziano appunto per le varie discipline ingegneristiche. Oltre a lavorare in Italia, in questi ultimi anni abbiamo cominciato a lavorare anche appunto in Sudafrica, in Israele, e in questi ultimi 2 anni, in modo particolare, abbiamo appunto da poco completato degli incarichi ricevuti dalle Nazioni Unite in Etiopia ed in Thailandia. Cosa facciamo? Appunto siamo operativi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, che è anche il nostro, come dire, core business originario, nella pianificazione delle urbanizzazioni. Nel settore, ci stiamo un attimo avvicinando anche a questo, il settore delle risorse, gestione delle risorse idriche, water supply and sanitation, che è anche oggetto del progetto che stiamo conducendo attualmente in Sudafrica, e siamo operativi anche nel settore delle telecomunicazioni. Studio Martini Ingegneria LTD nasce nel 2013, attualmente impiega 4 persone, ovviamente locali, è basato in Pretoria e siamo registrati con il famoso BEE, che è appunto il Black Economic Empowerment, e l'ingegner Martini dal 2014 è registrato, avendo sostenuto l'esame di Stato in Sudafrica, è a pieno titolo anche ingegnere sudafricano. Allora, Studio Martini Ingegneria LTD, appunto fondata nel 2013, è una società di diritto sudafricano, e l'occasione che ha spinto l'ingegner Martini ad aprire, ad attivare questa società, è stato un incontro avvenuto appunto nel 2013 a livello istituzionale, dove appunto l'ingegner Martini ha intuito le potenzialità e l'opportunità che il paese poteva offrire e si è avventurato in questa avventura, in questa iniziativa. Quindi, e questo mi serve anche per fare un brevissimo inciso. Cioè, ancora una volta, per quanto riguarda Studio Martini Ingegneria, abbiamo avuto la conferma
che è utile e opportuno servirsi del supporto che viene continuamente offerto da organismi, nel caso nostro OICE, ma anche ICE e tutti gli altri organismi che supportano le società e le imprese italiane nel promuovere azioni e iniziative concrete per lo sviluppo estero delle nostre società. È chiaro poi che ci vuole anche quel tocco e la componente del tutto imprenditoriale che sia disposta a mettersi in gioco con pazienza e con tenacia per raggiungere appunto, i risultati apprezzabili. Questo è il progetto che su gara locale, quindi non finanziata dagli IFIS, cioè dalle istituti finanziari internazionali, vedi Banca Africana, Banca Mondiale, eccetera, abbiamo appunto vinto nel 2017 in società, quindi la società LTD ha gestito la gara e siamo riusciti ad aggiudicarci appunto questo progetto di urbanizzazione per la città di Zuane, che fa parte dell'area di Pretoria. Abbiamo completato la parte di progettazione, quindi preliminary and detail design. Adesso la work supervision è in corso e prevediamo che questo nostro incarico, questo progetto, vada a concludersi nel 2021. Ecco, più che soffermarmi sugli aspetti tecnici o di descrizione del progetto, che comunque è interessante, è stato interessante perché non ha riguardato solo la componente di water supply sanitation, ma anche la parte urban planning and environment, più che appunto soffermarmi su questi aspetti, volevo un attimo parlare dell'approccio che noi come Studio Martini Ingegneria abbiamo adottato per stabilirci in Sudafrica. Intanto è stato quello appunto di stabilirci per operare come una società locale e quindi non è stato quello di arrivare, piantare una bandierina e poi muoverci in modo autonomo nel paese. Perché eravamo convinti all'epoca, ma ne abbiamo avuto conferma, che era necessaria e giusta una partnership con un socio locale con il quale abbiamo aperto la Martini LTD e grazie a lui e grazie anche alle nostre esperienze abbiamo cominciato a tessere una rete di relazioni e di rapporti che ci consentono poi oggi, dopo quasi 7 anni da quando abbiamo cominciato, di promuovere collaborazioni e forme di cooperazione non solo tra Studio Martini Ingegneria Italia, che si appoggia e lavora con la LTD, e società sudafricane, ma addirittura abbiamo in questo caso l'occasione di promuovere scambi anche con altre, tra noi il mercato locale Sudafrica ed altre società italiane o internazionali che magari possano portare competenze che lo Studio Martini in questo momento non ha o che non riusciamo a trovare localmente. Quindi ecco, questo è il senso della cooperazione e della collaborazione che cerchiamo di promuovere all'interno delle nostre attività. Quindi ovviamente il tutto deve avvenire in una logica di vantaggi reciproci, però questo livello di cooperazione appunto ci permette anche, ed è il fine, di trasferire e ricevere competenze e skills. Spesso noi, adesso purtroppo è un pezzo che non possiamo farlo, in particolare l'ingegner Martini non riesce ad andare in Sudafrica, ma noi ovviamente facciamo dei viaggi per andare ad incontrare i nostri partner, i nostri soci e in più di qualche occasione abbiamo ospitato noi i nostri colleghi sudafricani, dove insomma non erano solo viaggi di piacere da parte loro, come spesso magari può accadere, ma erano proprio delle riunioni tecniche dove avevamo la possibilità di poter, non dico insegnare, perché comunque il livello di competenze che c'è in Sudafrica è comunque molto alto, ma comunque di confrontarci per vedere. È chiaro che loro l'utilità, loro sono sempre molto preziosi perché noi da
Mogliano Veneto, provincia di Treviso, difficilmente riusciamo ad avere un'idea completa di quello che è il contesto e della situazione. Tant'è vero che il progetto, questo, del The Boisen Extension, lo stanno gestendo loro, con chiaramente la supervisione nostra, ma c'è proprio un rapporto paritario. Non è che dobbiamo insegnare chissà che cosa, dobbiamo confrontarci per fare in modo che loro magari riescano a vedere e risolvere alcuni problemi magari inerenti a questo progetto, magari vedendo gli aspetti da un altro punto di vista, e lo stesso vale per noi. Quindi, concludendo, posso dire che la nostra esperienza, ripeto, non abbiamo cominciato un paio d'anni fa o due anni fa, è stato un percorso comunque lungo, abbiamo avuto qualche incarico minore, questo è il primo che ci dà una certa soddisfazione, ci ha insegnato che il percorso sì, è stato lungo, però i risultati vanno per forza perseguiti in modo deciso e costante, con un continuo rapporto con i soci locali, con le società locali. C'è stato in più di qualche occasione, abbiamo ricevuto anche supporto dalla Camera di Commercio italo-sudafricana, fino ad arrivare appunto nel 2017, dove abbiamo raggiunto questo importante, secondo me, obiettivo e risultato. Un minuto, Maurizio. Sì, concludo. Quindi Sudafrica, molto bene. Teniamo conto che il Sudafrica rappresenta anche, dal punto di vista geografico, un paese strategico per poi raggiungere tutti gli altri paesi dell'area SADC. E quindi questa è la nostra esperienza. Grazie per l'attenzione. Grazie Maurizio per la presentazione, grazie per essere stato nei tempi. Repubblica di Gibuti, paese molto piccolo, con una popolazione inferiore a 1 milione di abitanti, una posizione geografica strategica. Il progetto è per servizi di consulenza per il piano di sviluppo urbano di Balbal Nord, che è una grande municipalità di Djibouti City, nell'ambito del projet intégré de résorption de bidonville, è finanziato dalla Banca Mondiale. La società è Chaos Development Consulting, società romana. Lo speaker è il suo CEO, Raffaele Gorgiou. Prego, Raffaele. Grazie, mi sentite, vedete la presentazione? Tutto benissimo, bene. Molto prego. Bene. Allora, cerchiamo di essere abbastanza rapidi. Ecco qua. Allora, noi siamo una società forse un po' anomala nel panorama italiano, perché il nostro fatturato è 100% all'estero, quindi non abbiamo attività in Italia. Lavoriamo quasi esclusivamente su progetti finanziati da istituzioni finanziarie internazionali e limitiamo le nostre attività a 3 campi di intervento, che sono: 1, lo sviluppo urbano, il turismo sostenibile e il patrimonio culturale. In questo quadro noi abbiamo comunque, ecco, se potete vedere, in Africa abbiamo accumulato, diciamo, una buona esperienza geografica. Djibouti è un paese piccolissimo, ma è la piattaforma logistica che collega praticamente l'Etiopia e quella parte dell'Africa all'Oriente, alla Cina, alla penisola arabica, e quindi ha una valenza strategica che va molto al di là della sua effettiva dimensione. A Djibouti avevamo già fatto il piano urbanistico generale della città nel 2012, l'anno scorso ci siamo aggiudicati questa gara su fondi Banca Mondiale per la redazione di questo piano di recupero, si potrebbe dire, di questa Balbal Nord, che è una grande township prevalentemente informale su una superficie di circa 1600 ettari e 300.000 abitanti. Il nostro cliente è questa Agence de Réhabilitation Urbaine du Logement Social, che è un'agenzia di scopo che ha proprio l'obiettivo del recupero, diciamo, di tutto l'habitat informale a Djibouti. Velocemente, novembre 2018 manifestazione di interesse, gennaio 2019 sottomissione della proposta, quindi diciamo abbastanza veloce.
poi le cose sono un po' rallentate. A settembre 2019 abbiamo fatto il kick-off, abbiamo fatto una serie di atelier, di workshop, come da pianificazione fino a gennaio di quest'anno. Marzo scoppia il Covid, questo non ci impedisce di chiudere la prima versione del piano che abbiamo sottomesso proprio in pieno Covid il 27 marzo. A maggio abbiamo avuto una serie di incontri di validazione che abbiamo fatto online senza, devo dire, particolari difficoltà. A luglio abbiamo sottomesso il draft final e in questi giorni stiamo discutendo per fare gli ultimi ritocchi che ci consentiranno di sottomettere il piano, la versione finale del piano e chiudere l'incarico. Una grande quantità di aree informali caratterizzano questo grande quartiere che si trova fra il porto, la ferrovia e una grande strada nazionale. Ecco, queste immagini mi danno un po' l'idea della situazione sul terreno, quindi costruzioni insomma particolarmente precarie. I letti degli UED, che sarebbero i drenaggi naturali occupati da costruzioni, rifiuti, eccetera, e quindi diciamo una qualità complessiva dell'ambiente molto, molto difficile. Ecco. Noi abbiamo lavorato su due livelli. Da una parte abbiamo realizzato un piano urbanistico, di cui questa carta vi dà un'idea, quindi con uno zoning che tiene conto dei vari livelli, dei vari settori urbani, con diversi tipi di regolamentazione di interventi, ma anche una riflessione sull'approccio rispetto a queste aree informali e quindi se procedere al rinnovamento totale, quindi l'abbattimento dei quartieri e la ricostruzione ex novo, o se intervenire con operazioni di agopuntura urbana e quindi fare degli interventi più soft, ma anche meno risolutivi di tutte le problematiche. Naturalmente abbiamo dovuto prendere in considerazione tutti i servizi urbani di base, quindi il layout delle reti acquedottistiche, fognature, drenaggi, elettricità, telecomunicazione, illuminazione pubblica, eccetera. Abbiamo ridisegnato la rete stradale, quindi abbiamo creato una gerarchia con una serie di sezioni tipo regolamentari che mancava completamente questo tipo di ordine di organizzazione, come pure la rete dei trasporti urbani e inoltre una serie di poli di servizi a scala molto grande che dovranno occupare queste aree di risulta che voi vedete in blu, quindi grande centro commerciale, un polo amministrativo per uffici pubblici, complessi sportivi, un parco urbano, per cercare di, come dire, il tema qui era trasformare quello che è un dormitorio attualmente in qualcosa di più vivo e più attraente. Naturalmente i rischi ambientali qui abbondano, soprattutto legati a questa rete di UED, di corsi d'acqua a regime stagionale che purtroppo a causa della maniera in cui sono stati trattati non svolgono più oggi la loro funzione di drenaggi naturali, per cui su questi siamo intervenuti oltre a livello normativo, quindi stabilendo dei buffer, delle zone di non costruttibilità, eccetera, anche con un progetto che è uno dei progetti per poi l'implementazione di questo piano che abbiamo chiamato Rete Verde Blu, che prevede la trasformazione di questi UED in degli spazi pubblici che possano al tempo stesso recuperare la loro funzione di appunto di drenaggi naturali, ma al tempo stesso diventare degli spazi pubblici per a disposizione della popolazione. Anche su alcune strade, alcuni assi principali, siamo intervenuti con delle proposte
che non sono quelle tipiche della scala urbanistica, ma abbiamo ritenuto di andare un pochino più in dettaglio per dare un po' un'idea o una prefigurazione di quello che poteva essere un risultato finale. Abbiamo avuto un'interlocuzione molto, molto positiva con il governo di Gibuti, che peraltro già conoscevamo. Per finire, alcuni flash sulla implementazione. Allora, se tutte le opere che sono state identificate a livello urbanistico e di, diciamo, prefattibilità fossero implementate, l'importo totale dei lavori sarebbe di circa 1.1 miliardi di dollari. Quindi stiamo parlando di impegni molto importanti. Il governo di Gibuti è consapevole di questi impegni. Stiamo ragionando su chiaramente una realizzazione scaglionata su un periodo di 15 anni diviso in varie fasi e con un approccio geografico, per cui nel senso nel momento in cui si affronta una certa parte della città, tutte le opere che insistono su quella parte devono essere realizzate per evitare che si faccia, che ne so, il recupero urbanistico ma non si faccia la fogna, o che si faccia la strada e non si faccia l'illuminazione. Complessivamente un'esperienza molto favorevole, molto positiva. Gibuti è un posto abbastanza particolare, abbastanza interessante, e è possibile che in questo miliardo e passa di dollari di lavoro ci sia spazio per anche molti colleghi italiani che volessero mettere piede in quel paese. Grazie. Grazie Raffaele per la presentazione, per queste informazioni. Chiudiamo con l'ultimo intervento, rimaniamo in Africa orientale, nel Corno d'Africa, Etiopia, quindi il paese con la popolazione più larga dei paesi che abbiamo oggi affrontato, oltre 100 milioni, un paese tra l'altro tra quelli geopoliticamente più interessanti per i noti fatti della ricomposizione del conflitto con l'Eritrea da un lato, ma dall'altro una serie di accadimenti che stanno, come dire, facendo svanire l'immagine che l'Etiopia aveva dato o ci aveva lasciato. Il progetto è, appunto, vedete il titolo già nella pagina. Rina non ha bisogno di alcuna presentazione, l'hanno fatto molto meglio di me i giornali nazionali e internazionali negli ultimi mesi, e la speaker è Alessia Gagliardo. Prego Alessia. Buongiorno a tutti, il mio ruolo è quello di social specialist, faccio parte di Rina da molti anni. Questo è un termine che probabilmente molti di voi non avranno mai sentito, perché è una figura molto specifica all'interno nell'ambito del project financing. Darò comunque qualche brevissima informazione su Rina, che è una realtà nata a Genova in Italia, ma adesso conta più di 200 uffici in 70 paesi e uno staff di quasi 4.000 persone. I nostri mercati sono quelli marine, inspection, industry, transport and infrastructure e certificazione, e ho mantenuto energy per ultimo perché è la divisione di cui faccio parte e a cui fanno capo tutte le attività di lenders, environmental and social advisory, che andrò a presentarvi, che è probabilmente un servizio poco noto nell'ambito della consulenza ingegneristica. Il progetto che abbiamo scelto di presentare è il progetto della diga di Coisha. Siamo in Etiopia, intorno a questo cerchio vedete dove si trova la diga in questione. Giusto per darvi un riferimento, qua c'è Addis Abeba, più o meno al centro del paese, quindi siamo nel sud-ovest del paese, lungo il fiume Omo, che è un fiume lunghissimo, che è una fondamentale risorsa idrica per il paese e che poi sfocia all'interno del lago Turkana, che inizia in Etiopia ma poi si estende in Kenya.
Bologna. Questo progetto è particolarmente interessante nell'ambito di questa discussione perché ha visto una serie di partner italiani. Il cliente di questo progetto è l'Ethiopian Electric Power, che chiameremo per comodità EIP, che è il borrower, cioè l'entità che ha chiesto il finanziamento per la realizzazione della diga, e WeBuild, ex Salini in Pregilo, probabilmente molti di voi la conoscono come Salini in Pregilo, che è l'EPC contractor per questo progetto. Il progetto non è altro che la costruzione e poi l'operation di una diga in calcestruzzo rullato a un'altezza di 174 metri e avrà poi un bacino idrico di 6 milioni di metri cubi di acqua. L'estensione sarà di circa 100 km in lunghezza, quindi parliamo di un'opera molto importante che permetterà di produrre energia elettrica per il paese per oltre 6.000 gigawattora all'anno, che verrà esportata tramite una rete di trasmissione elettrica di oltre 130 chilometri. Come vedrete da questa presentazione, parliamo di project lenders, cioè di finanziatori, è un termine che abbiamo già utilizzato fino ad ora, e anche in questo caso la presenza italiana era forte. Il prestito è stato assicurato da SACE e poi abbiamo visto coinvolti Unicredit, Cassa Depositi e Prestiti e Intesa San Paolo. Come accennavo, Rina è stata coinvolta come Lenders Environmental and Social Advisor, detto anche LESC. Ho incluso nella presentazione un paio di immagini per facilitare la comprensione. Questa è un rendering della diga come sarà una volta costruita e questa è un'immagine recente del sito di costruzione. Non credo sia necessario entrare nel dettaglio di che cos'è il project finance, solo alcune parole, visto che l'abbiamo già menzionato nei precedenti interventti. Non è altro che il finanziamento da parte di un istituto finanziario, un finanziamento di lungo termine verso un project developer o un borrower, detto anche borrower, di un progetto che può essere realizzato da zero, quelli che vengono definiti greenfield projects, oppure per l'espansione di un progetto già esistente. Ci sono casi in cui il finanziamento prende il nome di corporate finance, cioè quando non si va a finanziare lo sviluppo di un progetto specifico, ma una intera struttura aziendale. I lender principali si possono raggruppare in tre categorie, che sono le International Financing Institution, come le più famose, la Banca Mondiale, IFC, che fa parte della Banca Mondiale, African Development Bank, come abbiamo menzionato prima. Poi le Export Credit Agencies, cioè le agenzie che assicurano il credito, quindi nel caso dell'Italia ACE, e poi le più note banche commerciali come Intesa San Paolo, BNP Paribas, Société Générale, eccetera. Che cos'è un LESC? Il LESC è un ruolo svolto su due fasi di sviluppo del progetto, è un consulente indipendente che ha l'obiettivo di identificare quelli che sono i rischi e le problematiche ambientali che un progetto andrà a creare o che si porta dietro e che quindi rappresentano un rischio per il finanziatore, un rischio reputazionale, finanziario ed economico. Il LESC interviene principalmente nella fase di due diligence in cui viene fatta una mappatura dei rischi ambientali e sociali e sulla base dei rischi identificati e della compliance rispetto a una serie di standard che i vari finanziatori adottano vengono identificati una serie di impegni che poi il borrower deve mantenere durante tutto il periodo di finanziamento del progetto. Quindi una volta che si è raggiunto quello che viene definito come financial close, cioè il momento in cui viene firmato l'accordo di prestito e l'Environmental and Social Action Plan, cioè quell'insieme di impegni che il progetto deve rispettare, diventano parte della documentazione finanziaria, quindi sono assolutamente obbligati a portarli avanti. Dalla financial close in poi, il LESC interviene con degli audit periodici
prima nella fase di costruzione e poi di operazione del progetto, per valutare quello che è lo stato di implementazione di questi accordi e di queste azioni prese precedentemente. Ovviamente non lo facciamo secondo una nostra libera interpretazione del concetto di sostenibilità, ma andiamo a seguire gli standard di sostenibilità principali dei vari istituti finanziari. I più famosi sono i performance standard di IFC, gli Equator Principle per le banche commerciali, eccetera eccetera. Nel caso della diga di Coiscia, il nostro ruolo come LESC è iniziato nel 2016, cioè quando è iniziata anche la costruzione della diga stessa, in cui siamo stati coinvolti, Irina è stata coinvolta nella fase di environmental and social due diligence, che poi è stata lunga, complicata, che è sfociata poi nel 2017 con l'adozione dell'Environmental Social Action Plan, l'ESAP, cioè quell'insieme di impegni ambientali e sociali che deve portare avanti il project developer. E a partire dal 2017 poi abbiamo iniziato con delle visite di monitoraggio, che sono molto frequenti nell'attuale fase di costruzione e poi via via si ridurranno fino a poi arrivare alla fase di operation. Al momento non sappiamo ancora quando sarà possibile quando si completerà la costruzione di quest'opera. I tempi indicativi sono intorno ai 7 anni, ci sono stati un po' di rallentamenti dovuti alla situazione difficile del paese, quindi al momento è difficile prevedere quando avverrà il completamento. Come LESC di solito si include un team di un esperto ambientale, composto da un esperto ambientale e un social expert, cioè la mia figura. Nel caso del progetto di Coiscia, essendo un progetto molto ampio, perché gli impatti si generano sia nella parte upstream, cioè dalla diga in su, c'è tutta una parte di impatti più legata anche alla parte downstream, cioè tutta l'area geografica a valle. Quindi siamo in tre, un PM, un esperto ambientale e me come social expert. Giusto in breve, volevo fare una panoramica di quelli che sono gli aspetti ambientali e sociali che noi andiamo ad analizzare durante la due diligence e poi nella fase di monitoraggio. I nomi, i titoli, gli aspetti più specifici cambiano in base al tipo di standard che andiamo ad applicare, ma in linea di massima questi sono temi che troviamo all'interno di tutti gli standard. Quindi c'è una valutazione più generale della capacità del borrower o dell'azienda che prende il finanziamento di gestire poi tutti questi impegni ambientali attraverso un team dedicato, attraverso degli impegni assunti tramite policy, procedure, la capacità di implementare quelli che sono gli impegni derivanti dallo studio impatto ambientale, che è fondamentale. Andando più nello specifico, gli aspetti ambientali che noi andiamo ad analizzare sono legati soprattutto al tema dell'efficienza energetica, all'uso sostenibile delle risorse, la riduzione dei gas serra del progetto e poi misure di prevenzione dell'inquinamento di rifiuti pericolosi e, quando previsto, dall'uso di pesticidi. Elemento fondamentale degli aspetti ambientali è la biodiversità, che sta prendendo sempre più piede e quindi spesso nei team si includono proprio degli esperti di biodiversità. Dal punto di vista sociale, come noterete, il numero degli elementi che andiamo ad analizzare è maggiore rispetto a quelli ambientali, perché poi i rischi del progetto dal punto di vista reputazionale sono spesso quelli sociali. E noi andiamo ad analizzare questioni come quelle del lavoro e delle condizioni di lavoro sia del project developer ma anche del contractor, e in alcuni casi arriviamo fino ad analizzare anche la supply chain primaria. E ci occupiamo di valutare i rischi per la sicurezza e salute delle comunità dove il progetto viene sviluppato, analizziamo tutti gli impatti legati all'acquisizione dei terreni e gli impatti generati in alcuni casi proprio dalla necessità di rilocare intere comunità verso altre zone.
Analizziamo gli impegni del progetto, comunque il comportamento del progetto nei confronti della protezione dei popoli indigeni e delle loro tradizioni, ed infine del patrimonio culturale sia tangibile che intangibile, cioè quell'insieme di tradizioni e conoscenze che secondo la maggior parte degli standard internazionali meritano comunque una grandissima protezione. Potremmo continuare a parlare di questi aspetti per ore. Io ho cercato di darvi una panoramica di tutto. Questa è una foto del fiume Omo per vostro piacere, e spero di, se avete domande, sono qui. Grazie. Grazie. Grazie Alessia, grazie mille per la presentazione. Allora si chiude questa sessione istituzionale. Prima di due segnalazioni importanti. La prima è che questa traiettoria promozionale che è partita oggi all'interno del Remtec, come dicevamo prima, si chiuderà internazionalmente con la condivisione delle presentazioni nell'ambito del FIDIC Africa. Questo è il gruppo regionale che riunisce i referenti delle associazioni omologhe dell'OIGE dei paesi del Sub-Sahara, grazie ai contatti sviluppati all'interno della FIDIC. E il secondo, come anticipava il vicepresidente Carpaneto, nelle prossime settimane faremo un training con la Banca Africana di Sviluppo. Siamo in contatto con Frank Mula del Dipartimento del Procurement della Banca Africana, quindi nei prossimi giorni vi daremo più notizie in merito all'organizzazione di questo evento. Che faremo ovviamente sempre nella forma di un webinar. Allora, abbiamo veramente 2 minuti al massimo per qualche considerazione prima di lasciare la parola a Claudio Pasqualucci, che ci ha raggiunto nuovamente visto che era ad una riunione con il direttore generale dell'ICE. Quindi se c'è qualcuno che vuole fare una chiosa conclusiva prima di dare la parola a Claudio, può intervenire. Non so, Roberto, se vuoi dire qualcosa. Il micro. Massimo? Io vorrei, ne approfitto, perché ho ascoltato, anche se avevo tolto il video, tutte le testimonianze, sono molto interessanti. Per Marco, noi il 15, ancora in fase di definizione, ottobre, stiamo organizzando per i ruandesi, per il governo di Kigali in particolare, un incontro sempre in questo modo via conferenza, ma anche con dei B2B, perché hanno dei progetti particolarmente interessanti dove cercano partner a vario titolo. Ce ne sono un paio che potrebbero interessare le aziende che ho sentito qui, per cui se attraverso di te io vi farò avere volentieri l'invito in collaborazione con il GGGI, l'istituto Global Green Growth Institute, potrebbe essere interessante, ecco, solo questo, perché ho visto un paio di presentazioni, sembrano andare proprio a pennello. Mi volevo, se mi dai un attimo la parola, Marco, proprio un secondo. Penso ecco che, Roberto, certo. Ecco, questo aspetto che diceva anche il dottor Zaurini è molto, anzi Massimo, ci diamo tutti del tu oggi, e è molto importante. Cioè, io invito tutte ora qui, tutti coloro che hanno partecipato a questo webinar, chi ha parlato, chi non ha parlato, a utilizzare anche OICE come catalizzatore. Cioè, noi possiamo mettere in contatto le diverse aziende, Marco sicuramente pubblica bandi importanti, occasioni, eccetera, ma non solo per questo. Noi siamo disponibilissimi a essere un punto di incontro per le aziende nostre associate, in modo tale che si formino appunto quelle squadre che dicevamo prima, possibilmente vincenti sui tender internazionali in quest'area geografica. Quindi per cortesia utilizzateci anche per questi scopi. Grazie, grazie mille Roberto, vedo Claudio collegato, quindi volentieri ti cedo la parola per le conclusioni di questo webinar. Prego Claudio. Dunque, grazie a tutti, scusatemi per l'assenza, però in realtà vi stavo seguendo dal telefonino, quindi un po' di cose sono riuscito a intercettarle, quindi spero che queste conclusioni non dica cose completamente fuori linea. Però innanzitutto, velocissimi ringraziamenti dovuti agli organizzatori, all'OICE, a Remtec, a tutte le aziende, all'ANCE,
e al Ministero degli Affari Esteri, la Farnesina, in particolare poi di GSGP con Vincenzo Ercole. E questo ultimo ringraziamento è sostanziale, nel senso che voi sapete tutti che circa un anno a questa parte, il 1 gennaio scorso, la nostra agenzia è passata sotto il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri rispetto a quanto non avvenisse prima, che eravamo sotto, diciamo, l'albio Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco, questo ha fatto sì che c'è una moltiplicazione, una duplicazione delle forze che possiamo mettere in campo, soprattutto i mercati, come si ricordava proprio all'inizio dei lavori, sono stati per un certo periodo di tempo un po' scoperti. L'Africa è uno di questi in particolare. L'Africa orientale, sud-orientale in particolare, è quella che a nostro giudizio in questo momento offre delle maggiori opportunità sotto vari aspetti. Prima c'è l'ambito geopolitico, sapete tutti quanto è stato ricordato anche prima, sapete tutti quanto l'Africa per un paese mediterraneo come l'Italia assume una valenza che va un pochino oltre l'aspetto business. Poi c'è l'aspetto sicuramente, posso dire, del forte apprezzamento che l'ecosistema africano ha per l'Italia e per le aziende italiane, sia per motivi storici, ma anche e soprattutto per motivi proprio pratici, ossia di tanti lavori e opere infrastrutturali che le aziende italiane hanno condotto verso quel mercato per lunghi anni. Terzo motivo, chi mi conosce sa che io cerco di dire le cose in maniera più diretta possibile, ma c'è anche un tema di confronting con paesi ben più grandi di noi, mi riferisco alla Cina, che hanno negli ultimi anni, per una serie di considerazioni anche queste geopolitiche, sono entrati a gamba tesissima sui paesi africani, con ritorni non sempre positivi per gli stessi sistemi locali. Mi riferisco alla mancanza di coinvolgimento di manovra locale, mi riferisco alla mancanza di coinvolgimento di aziende locali, tutta una serie di criticità che pian piano stanno emergendo e che chiamano fortemente l'intervento di aziende che siano in grado di competere tecnicamente e speriamo anche nel corso del tempo finanziariamente con questi colossi. Sapete, ad esempio, cito un esempio abbastanza noto, che ormai Italferre, ad esempio, opera in Africa, soprattutto andando a riparare una serie di infrastrutture sono state costruite con ingegno cinese. Ecco, quindi noi abbiamo anche questo forte biglietto da spendere, ma aziende che hanno una capacità tecnica sicuramente superiore rispetto a quelle che posso mettere in campo competitors ben più strutturati di noi. Quindi occorre fare sistema, occorre metterci insieme, occorre probabilmente anche le stesse aziende capire dove possono fare cordate per andare a collaborare su determinati progetti. Farnesina, ecco, la rete delle ambasciate e dei consolati, ICE, siamo sempre a vostra disposizione sia in Italia che nelle sedi esteri. Io credo che si debba andare sempre più verso un'ottica integrata di screening, delle opportunità e di far squadra per saperle cogliere. Sapete che in questa direttrice è stato lanciato da poco il portale per l'Expo, quindi finalmente dice SACE, SIME, siamo tutti quanto insieme, quantomeno in una fase di divulgazione di informazioni. Cercheremo di esserlo anche nella fase successiva, che è quella di ritorno sul territorio a favore delle aziende, delle nostre competenze nei differenti campi. Quindi ecco, anche in questo caso coinvolgeteci, utilizzateci. Abbiamo in Africa una serie di miei colleghi, i nostri colleghi sicuramente giovani, motivati, abbiamo una rete di uffici sicuramente migliore a quella di qualche anno fa, e sfruttando anche la sinergia che possiamo avere al Ministero degli Affari Esteri e non sottovalutiamo ma anche con l'ufficio della cooperazione economica, anche là ci possono stabilire una serie di sinergie virtuose. Il sistema Italia è a vostra disposizione, quindi io ho sentito molte testimonianze precedenti, ce ne saranno sicuramente altre, sento poter parlare a nome dell'agenzia che in questo momento sto rappresentando, e per massima volontà e massima disposizione per essere a vostro supporto. Grazie. Grazie Claudio.
Sono le 16 e 28 minuti, quindi chiudiamo con 2 minuti di anticipo, quindi nei tempi. Vi ringrazio tutti, ringrazio le istituzioni che sono intervenute, ringrazio naturalmente il vicepresidente Carpaneto come rappresentante istituzionale della nostra associazione, ringrazio Vincenzo Ercole della Farnesina, Massimo Zorini e tutti i rappresentanti delle società che sono intervenuti. Naturalmente grazie a Claudio per aver tracciato le conclusioni a nome dell'agenzia AICE. Quindi grazie ancora e alla prossima. Grazie e complimenti a tutti. Grazie. Ciao Massimo, ciao Marco. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci.